Benvenuti in questo nuovo vlog, anche se per me ora in questo istante è pomeriggio e sto per farmi un buonissimo caffè con una tazzina a tema che è Love It, tazzina pagata 1 euro ma fantastica per la scritta. Ovviamente io acquisto cose per le scritte, ormai questo si sa, c'ho il portasapone perché dice ama ciò che fai, il portasapone nella cucina, e perché richiama ciò che io faccio in cucina, faccio le cose perché mi piace farle e le faccio con amore. Ho le scritte per casa, il portaspezie con la scritta, il portatazze con la scritta. Non so se tu te lo ricordi il mio portatazze. Oh, ora te lo faccio vedere, aspetta, c'è poca luce. Allora, ecco qui, il caffè è un apostrofo nero tra le parole maggio. E qui c'è la scritta, cucinare un'arte con le spezie è un capolavoro. Questa è una frase che mio padre dice di averla detta a lui, io mi ricordo che mi è venuta in mente a me. Comunque, il disegno l'avevo scelto io, mi ricordo, e mi ricordo la cosa particolare che, vabbè, ecco, luce fu. Non andiamo a guardare, ecco, aspetta che qua tutto girato, non andiamo a guardare l'imperfezione, però questa è l'anice stellato, la cannella, la vaniglia, rosmarino, basilico, perché sono tutte cose che io utilizzo e mi piacciono tanto, proprio sono dei sapori che amo. Il porta mestoli, guardalo, pure devo lavarlo, l'ho rovinato. Il portamestoli, la cucina di Valeria, con la scritta, che ovviamente è difettoso e quindi si piega, ma vabbè, poi provvederemo. E il portasapone con la scritta Love What You Do. Ora, vuoi mettere che io non avevo le tazzine con la scritta? Cioè, non sarebbe una cosa idonea alla mia casa. Comunque, mi sto andando a fare un bel caffè e, come hai visto, ho fatto già il pranzo della domenica, perché oggi è sabato, tu questo probabilmente lo vedrai o giovedì o sabato prossimo, e sì, penso proprio di sì, o martedì, vabbè, dipende, comunque, ci sono i vicini, avevo i vicini indiani, quindi ogni tanto hanno degli acuti, sì. Fanno una tenerezza perché fanno le chiamate con la famiglia e praticamente... Non gli prende il telefono dentro e quindi parlano fuori e mi fanno proprio una tenerezza davvero, perché si sentono queste mamme che parlano. Noi abbiamo un quartiere multietnico, d'altronde il quartiere che sta dice a noi, quando abbiamo scelto la casa non sapevamo fosse multietnico, proprio è il luogo adatto a noi. Cioè, devo aprire la capsula, perché io ho questo, questa Borbone, il caffè migliore che esista al mondo, miscela nera, ovviamente potente. Ho fatto le polpette per domani, perché così domani partiamo per la nostra solita passeggiata e dopodiché ci dedicheremo al completo relax, quindi lettura, dondolo, sole, che bellezza. Sta una settimana pesante emotivamente, proprio. Hai presente quando io ti dico la parola d'ordine è scialatela, nonostante tutto? Ecco, io questa parola me la sono dovuta ripetere 20 volte tipo mantra. Allora, un po' mi vedi meglio. Un secondo precario quanto mi apro la capsula.
Allora, settimana dell'ansia. Allora, ansia per me, perché ho dovuto fare accertamenti e avevo l'ansia di, ovviamente, notizie negative, ma non so, cioè, il problema adesso non è che tu ricevi una notizia negativa, che devi fare magari delle cure, il problema è che non sai dove poter andare perché noi in questo momento siamo comunque in zona rossa, quindi non ci possiamo spostare. Vabbè che per motivi di salute ci potrebbe, però in questo momento dove te ne vai? Questa è la mia preoccupazione, capito? Cioè, voglio dire, oltre al fatto che non so tu. Ma io, quando devo fare un esame e non so l'esito, ovviamente ho sempre l'ansia che sia negativo, come la maggior parte delle persone, non mi preoccupo di quello che devo affrontare, perché io sono abbastanza, cioè io mi definisco molto cazzuta, nel senso è pesante come termine, diciamo, però non c'è altro per definire, ci sono parole che non rendono. Ecco, si sta uscendo di fuori tra un po', ok. Mi definisco molto strong, cioè io, ho sempre dovuto lottare, sia con situazioni di salute, sinceramente, perché sembro così bella e pimpante, ma la mia quotidianità è ricca di tante cose a cui pensare, e sia come situazioni personali, ecco, emotive proprio di famiglia. Quindi io le affronto. Ci sono attimi in cui mi parte l'embolo e mi dico: ma perché? Perché proprio a me? Ma tutte a me mi capitano, ecco, come tutti penso. Poi alla fine le affronto. Il problema è che penso a mio marito, i miei genitori che hanno solo me, e dico: oh, e come fanno? E se mi succede qualche cosa? Al che tu penserai, come mi dice sempre mio marito, non sei Highlander, cioè nel senso non è che i superpoteri, sei umana, anche a te possono succedere le cose. Una volta, l'anno scorso, mi è successo che ho avuto un episodio fortissimo di vertigini. Ora, se tu hai avuto problemi mai alla mandibola e alla cervicale, quando si infiamma potente il muscolo del trapezio e si irrigidisce, sono dolori di cuore, come si suol dire. Quindi praticamente io vomitavo, avevo giramenti di testa, non mi reggevo in piedi, sbandavo, sbattevo veramente. Cioè non so quante fiale di Levopride, Voltaren mi hanno fatto per farmi riprendere. Comunque, poi alla fine tutto stava nella mandibola, pensa tu, a volte. Comunque, in quei momenti, piangendo, dicevo: cioè, io mi arrabbiavo non per quello che avevo, ma perché non potevo alzarmi dal letto e fare quello che facevo tutti i giorni? Perché dovevano pensare a me le persone, quando invece devo essere io a pensare agli altri? Perché questo è il mio dilemma. Io devo pensare a tutti. Questa è una cosa che non va bene. Ha ragione mio marito. Ha ragione. Daniele, hai ragione. Lui è il mio compagno di vita, quindi sposa qualsiasi follia come io la sua, d'altronde. Però non mi capacitavo. Ecco. Quindi. Va bene, non mi ricordo però dove eravamo partiti, perché ovviamente sono sempre la solita pesciolina d'Ori di sempre. Ogni mangeremo solo polpette, perché la domenica è profumo di polpette, profumo di ragù. Solo che in questa casa o mangiamo polpette o mangiamo la pasta. Preferiamo così. Nel senso, meglio fare una scorpacciata di polpette anziché mangiare due polpette e la pasta. Così preferiamo. Probabilmente saranno polpette e poi serie TV. Stiamo seguendo This Is Us, siamo in netto ritardo perché è uscito un sacco di tempo fa. Ma ti appoggio qui, sì. Ma l'abbiamo iniziata perché ce l'hanno consigliata in tanti. Perché ci sono, cioè, ovviamente c'è un tema che ci sta molto al cuore e in effetti è molto particolare. Molto bello. È bello perché ci sono tante storie intrecciate. Se non l'hai visto, vai a vederlo. Ecco, sta diventando una delle mie serie del cuore. Che profumo. Però ti riappoggio. Oggi fai avanti e indietro. Meno male che stai reggendo un po'. Guarda, perché mi prendo i biscotti della mamma. Guarda che ha fatto. Quello è più folle di me. Io la mia follia l'ho ereditata a 50 e 50. Allora, 50 da parte di mia mamma. E mia madre mi ha mandato questi, guarda, i biscotti a cuoricino. Guarda che meraviglia. Vedi? Ma questo è troppo forte. Va bene. Faccio il mio break con due biscottini della mamma, che la mamma mi pensa sempre e li fa con pochissimo zucchero. Preciso, non perché io sia una malata che non voglio assumere zucchero, perché purtroppo ci sono momenti della vita in cui io ne assumo anche 6 bustine di zucchero. E non vorrei. Detto ciò, faccio una cosa bellissima. Prendo e inzuppo il biscottino
C'è una frase bellissima che devo andare a pirografare e appendere qua dentro prima o poi, che dice: si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti sta solo preparando da mangiare. Assaporare questo biscotto mi arriva tutto il calore e l'amore della mia mamma che li ha fatti dandomeli, pensando a me, oltre che a mio papà, perché gli piacciono tanto, e dandomene un po', in modo che io possa fare colazione. Mi raccomando, mangiateli! Mi raccomando, fai lo spuntino! Le mamme sono così, così come le nonne. Ecco, chi non ha più la mamma, anche se non c'ha la mamma, c'era la nonna, o comunque ha un bel ricordo di chi ha avuto, e anche a volte ricordare fa un po' male, ma fa anche bene. E devo dire che io penso una cosa. E finisco qui. Penso che chi guarda questo video in questo momento può non avercela la mamma. Ecco, io penso a come si possa stare, no? E penso a questa cosa, anche se non, la mamma non ce l'hai, puoi sempre ricordarti la bellezza che è stato, facendo le cose che le facciamo con amore. Io lo faccio. Ci sono cose che non con mia mamma, perché fortunatamente la mamma ancora ce l'ho. Lo faccio con altre persone che non ci sono più e che, con cui ho trascorso un pezzo di vita. Alleluia, purpetta me. Ti che dici purpetta mano? Oh, cannavacciuolo. Prendi la polpetta. Oh, andiamo a polpetta. La rotoli. A fine fine non la puoi fare con la polpetta. La rotoli, La com'è? impollo fino a fino. La pallottoli. Che giù da me che ho sporcato la cucina. Va bene, ti ho ripreso nel frattempo, sei contento? Vabbè. Aumenti follower. Follow up. Follow up. Guarda che uomo, guarda, sta riappallottolando le polpette. Perché? No, perché si fa così? Quando tu le posi già fatte, hai capito? Hai compreso, uomo. Devo farne una perfetta. Vai. La Almeno perfezione non esiste, una. Devo soprattutto in fare cucina. la polpetta perfetta. Senti, cracco. Glielo vogliamo dire al mondo YouTube che tu sei quello che vuole fare gli impiattamenti scenici come a Cracco, che però non ti riescono mai puntualmente. Ma non mi riescono perché Certo, che vuoi fare le cremine. non c'ho la moglie che mi A me non asseconda. piacciono le cose perfettine. Proprio una Ma cosa non è da. perfettina, l'impiattamento è una cosa artistica. Le Le cremine. purè. Le purè. Quelle cose tante che paghi 200 euro. Ma che Ma cosa? Guarda le polpette. Questo è un piatto serio, non quel piatto di che non. E queste cracco. sono polpettine! Perché fai quella faccia soprattutto? Vogliamo dirlo. Che mi fa schifo l'aglio. E sta appallottolando le mie polpette che sono con aglio e prezzemolo. Perché Sono questo aglio, sono aglio è. Ah, queste c'è un polpette, aglio. e poi ci sono tracce di carne No, e c'è un aglio. pane. No, c'è un aglio e tanto prezzemolo. Ma guarda, la c'è. Gli aromi danno sapore alle cose. Tu non capisci niente. Perché tu non capisci il sapore buono delle cose. Guarda, questo è l'amore. Anzi, che non si è messo la mascherina. Potevi metterti la mascherina. Vabbè, un'attutiva. Ma ricordi quando hai tagliato la cipolla con i guanti? Che avevi fatto sui Dovevo comprarmi quanti guanti? quelli là, quelli da cucina neri. Tipo quanti nylon, dai, quanti. Io devo comprare. Te li compriamo così quando cucini le cose per me non ti puzzano quelle di aglio. Vabbè, basta che te lavi un pochettino. Cosa diciamo che si taglia così la zuppa con il mio non lo fai il video. È la precisione di un chirurgo, c'hai. Ciao Daniele, saluta, lo scorso vlog non ti hanno visto. Oh, non mi hanno visto. Mi sa di no. Fare poche Ah sì, ti visualizzazioni. hanno visto un attimo, però A niente. fare poche visualizzazioni allora. Saluta il mondo dello YouTube.
al mondo dello YouTube. Allora, stiamo vivi, come si dice, vivi sezionando. Vivi sezionando la... la zucca, perché questa zucca è dura, non l'abbiamo mai così utilizzata a casa. Sì. Sì. Basta. La qualità, quella con la cuccia verde. Noi di solito compriamo quella con la cuccia arancione. No, non lo metti. Come sfruttare un marito. Quel beauty case ormai è praticamente parte integrante di questa casa. Me lo sto portando avanti e dietro per 3 volte. Ma alla fine io le unghie non riesco mai a farmele. Quindi automaticamente me le porterò in giro sempre. Ce la farò a farle prima. Daniele sta vivisezionando la zucca che mi serve per domani. Domani farò un passato di verdure per me e la mia mamma. Buonissimo, perché gli hanno regalato questa zucca a lei. Ma praticamente questa zucca è molto tastosa, quindi la farò fare nel bimbi insieme al pomodoro, la zucchina. Poi vedrai domani mattina. Stanchi morti, distrutti. Stasera si mangia cosa? Ieri petto di pollo, oggi piadina. Una cosa veloce, perché siamo KO. Daniele ha mal di schiena fortissimo e io invece ho mal di testa fortissimo. C'è un'umidità pazzesca e quindi mi parte il dolore qua. Allora, va bene, nel frattempo ce la sta facendo il nostro grande eroe con la precisione di un chirurgo. Mamma santa, guarda, non vorrei essere sotto quel coltello. Io praticamente ho la fobia dei coltelli, devi sapere, a casa i miei coltelli. No, 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 la zucca cruda, no, dov'è? No, non l'hanno mangiato. A casa mia i coltelli sono richiusi nel cassetto, oppure quando verranno esposti saranno dentro un contenitore, non esposti a bella vista, perché io ho la fobia dei coltelli. A bella vista. Tipo il coltello in questo modo per me, quando lui lo tiene così, è ansia. Cioè io già mi immagino che mi gira e mi infizza una coltellata, perché... che arriva Enya, salta e si fa male col coltello, oppure non lo so, le piccole fanno uno slancio gigantesco e si infilzano, cioè è una cosa seria. E lui continua a scherzare con i coltelli. Non si scherza con i coltelli, perché sicuramente in un'altra vita sono stata accoltellata, ne sono certa, vero? Se mai esistesse un'altra vita io sarò morta accoltellata, una morte bruttissima, brutta. E tu? Che animale saresti? Un bradipo. In un'altra vita Daniele era un bradipo e arrampicandosi è caduto e è morto. Che bella storia, una bella storia, bellissima. Ma almeno hai sbattuto la testa e sei morto. Io coltellata, pensa, io coltellata, cioè che brutta fine. Se no non ti spiego questa paura dei coltelli. Va bene, io vado a fare il letto, che ho svuotato per lavare la lenzuola, e lascio qua il chirurgo a tagliare. Allora, questa è un'idea salvacena che voglio darti. Sono i salti in bocca del Lidl, sono fantastici, fantastici. Sono questi. Vedi? La casina e la marca, salti in bocca. La cosa molto bella è che negli ingredienti, che noi, ovviamente questo coso non metterà mai a fuoco, va bene, c'è farina di frumento come primo ingrediente, poi c'è acqua, lievito, madre 21%, farina di grano tenero 00, semola di grano duro. Gli ingredienti sono ottimi e soprattutto quando tu li apri, come in questo caso, io ne ho fatti due, uno ce l'avevo aperto. E questi puoi riporli in frigo e li puoi tenere in frigo per 4 giorni, quindi sono praticamente buonissimi. A Daniele l'ho fatto con prosciutto e mozzarella, quindi tu lo prendi, sono già addirittura tagliati a metà, vedi, non c'è uno, sono già tagliati a metà. Tu li riempi e li metti o in forno, dice là, oppure nella piastra, come sto facendo io. Utilizzo la carta forno così non la sporco e non mi ammazza a pulirla, semplicemente per questo. Il mio invece, prima che si scioglie tutto, non ti posso fare vedere, vediamo se riesco così, no? Il mio è con melanzane e un po' di mozzarella.